Buongiorno, ben trovati per una nuova puntata di Percorsi di Pizza. Oggi iniziamo con una pizza un po' insolita, come abbinamento intendo. Facciamo un zucchine, porcini e salmone. Ci potremmo mettere anche dei patino per dare un pochino di colore. Sull'altra metà, perché faremo due gusti all'interno di una stessa teglia, facciamo una pizza abbastanza semplice, patate e stracchino. Per abbreviare un po' i tempi, io già mi sono steso per comodità. Eccola qua. Questo è un impasto a 48 ore, come quasi sempre quelli che utilizziamo qui da noi. E andremo a fare su questa metà un tipo di pizza, sull'altra metà un altro tipo di pizza. Si può fare perché hanno lo stesso tipo di cottura. Io utilizzo delle patate cotte proprio per evitare che ci siano problemi di cottura. Non avrei potuto farlo utilizzando patate crude. Ok, e cominciamo. Solitamente la faccio con i gamberetti, perché anche i gamberetti e i porcini non è male, va bene. Oggi li ho finiti. E utilizzo il salmone, anche lui, insomma, non è male. Andiamo a mettere i cuscini. Saluto alla mia dolce metà che da poco mi ha reso papà un bellissimo polpettone. Ciao amore. Chiuso parentesi, ricominciamo. Salmone. Questi sono i tagli di salmone. Potete utilizzare quello che volete. Volendo potete utilizzare anche il salmone fresco. È un pesce abbastanza grasso che si presta comunque alle cotture ad alta temperatura. Tipo questa. Questo comunque è affumicato. C'è chi dice che non andrebbe cotto. A me piace anche cotto, quindi lo metto. E i miei clienti pure. Di pachino, possiamo metterli come no, non è assolutamente necessario. Io generalmente li utilizzo più che altro per una questione di colore. Diciamo che tutto sommato il rosa del salmone già colora abbastanza, quindi potremmo non metterli. Ah, una piccola nota per i pachino. Io quando li taglio utilizzo spesso due contenitori. Il primo, vedete, sgocciola, è tutto bucato sotto, nella parte sotto, e sotto utilizzo un altro contenitore. Questo perché l'acqua dei pomodori in questo modo cola e va sotto e rallenta la decomposizione del pomodoro, fondamentalmente non lo fa inacidire, infatti durano molto di più perché non rimangono bagnati. Mi ricordo che nell'acqua
ci sono i batteri che poi rovinano gli alimenti, quindi questo è un modo per rallentare il fatto che si rovinino gli alimenti. I pomodori in particolar modo. Giusto così. Una notizia più fa sempre bene. Adesso andiamo con le patate su quest'altro lato. Sono patate cotte con semplicemente olio e rosmarino in forno. Quando distribuite gli ingredienti sulla base della pizza, cercate di essere di distribuirli sempre in maniera abbastanza omogenea. Non fatevi prendere dall'esagerazione, nel senso non esagerate con i condimenti, perché il rischio qual è? È quello di occupare totalmente la base. Occupando totalmente la base, l'acqua, non riesce ad uscire, cioè il vapore non riesce a passare. Considerate che qua sopra adesso ci andrà anche la mozzarella. Come abbiamo detto più volte, la pizza si cuoce per dispersione di umidità. Se non permettiamo che questa umidità venga dispersa, difficilmente riusciremo ad avere una cottura ottimale. Quindi lasciamo sempre un minimo di spazio per far passare il vapore e quindi per permettere la cottura. Andiamo ad aggiungere lo stracchino. Questo è un tipo di pizza che ha bisogno di temperature molto alte e spesso nei forni di casa non riusciamo a raggiungere queste temperature. Ci sono vari chiamiamoli trucchi. Il problema qual è? Che noi qua nei laboratori professionali utilizziamo attrezzature appunto professionali che ci facilitano molto il lavoro. Spesso a casa non abbiamo questa possibilità. Nel frattempo metto lo stracchino su tutta la base dove ci sono le patate. A casa spesso, dicevo, non abbiamo questa possibilità. Quindi un buon metodo per poter cuocere una pizza in teglia, anche nel forno di casa che mediamente raggiunge 250 gradi, considerate che io questa pizza la cuocio dentro al forno più o meno a 320 gradi, però avendo a disposizione esclusivamente il forno di casa si può provare a cuocere la teglia comprando delle teglie microforate. Le teglie microforate spesso si utilizzano in pasticceria, o non so se avete mai fatto caso in alcuni forni dove cuociono il pane, dove cuociono in particolar modo le baguette. Perché? Perché essendo microforati nella parte sotto riescono a disperdere più umidità e ad accelerare la cottura. Perché il problema della pizza in teglia, come d'altronde di tutti gli alimenti, è che se la cottura va avanti troppo tempo rischiamo di seccarlo, di asciugarlo in impasto. Questo oltretutto è un tipo di impasto che è molto idratato, perché questa è un'idratazione al 75% rispetto alla quantità di farina, quindi comunque sia è molto bagnato di per sé, si vede, magari adesso non ve l'ho fatto vedere nel momento in cui lo stendevo, ma è un impasto che risulta abbastanza umido e tutta quell'umidità la dobbiamo disperdere in cottura. Ecco, avendo la possibilità di utilizzare una teglia microforata possiamo darci una piccola mano e diminuire i tempi di cottura. Nei forni di casa mediamente
le pizze in teglia si cuociono in una ventina di minuti, ecco, magari 5 minuti li riusciamo a risparmiare in quel modo. Bisogna oliarla sotto e nel momento in cui si stende, mi raccomando, non schiacciarla, ma solo semplicemente tirarla, pizzicarla là dove serve, stirarla leggermente, ma senza schiacciarla, proprio perché ci sono questi microfori, altrimenti l'impasto andrebbe lì dentro e ci sarebbe il rischio magari di farlo passare dall'altra parte, però dobbiamo cercare di evitarlo. Ok, direi che ce n'è abbastanza. Ora la copriamo con la mozzarella. Questo è fior di latte, è leggermente disidratato e già tagliato a cubetti. Questo compro io ovviamente per l'utilizzo professionale, nei supermercati ci sono, comunque li riuscite a trovare. È lo stesso fior di latte che trovate nel supermercato, nel banco della mozzarella, immerso nell'acqua della mozzarella, soltanto qui viene tolta e viene tendenzialmente disidratato per poter essere lavorabile. Utilizzate il fior di latte fresco invece, molto bagnato, il consiglio che vi do è quello di non metterlo subito sulla pizza, aspettate quantomeno che la pizza si sia alzata e poi dopo aggiungete pure la mozzarella, perché voi con la mozzarella fresca apportate ulteriore umidità, come dicevo prima la pizza si cuoce per dispersione di umidità, ma per evitare di portare troppa acqua in un momento sbagliato allora si può aggiungere verso la fine, ma bastano insomma 6-7 minuti alla fine per far sciogliere la mozzarella. Poi se voi la volete molto abbrustolita, a me non piace sinceramente, molto scura. Se la volete un po' più abbrustolita, la mettete un po' più, insomma quello poi varia da persona a persona. Ecco fatto, aggiungiamo un po' di sale. Io lo metto proprio molto dall'alto, perché riesco a coprire una superficie maggiore senza far cadere il sale in un punto, in maniera abbondante in un unico punto. In questa maniera è molto omogenea. Se volete potete aggiungere altre spezie, per dire, a me col salmone piace molto il pepe bianco, è un abbinamento secondo me che sta molto bene. E la nostra pizza è pronta, adesso andiamo a fornarla e ci vediamo tra poco. Parte più avanti col salmone e lo zucchino e questa con, non so se riuscite a vedere bene, con patate stracchino, buonissima, mamma mia, profumo meraviglioso, ci vediamo alla prossima, ciao!